Waluigi, 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 Waluigi. Perché Waluigi non è in Smash? Poverino. Ciao bellissimi, praise the sun. Praise the sun. Oggi siamo qui riuniti per fare un video un po' particolare. Innanzitutto per augurarvi buone feste, buon Natale, buon Hanukkah o qualunque religione voi seguiate. Per me è indifferente, io vi voglio bene a tutti, ok? In quanto colombiano naturalizzato italiano, a maggior ragione, io devo essere grato che il razzismo è ormai una piccola macchia dispersa. Per lì sembrerebbe. Ma non è di questo che parliamo oggi, se non di quest'anno. Questo video di augurio per il nuovo anno, per voi, per me, è di buon Natale. Visto che sono l'unico che non ha fatto un cacchio di video natalizio, vuole gioiosamente ripercorrere questo 2018 e vedere cosa diavolo ho combinato questo 2018. Sarà stato abbastanza, sarà stato sufficiente? E soprattutto tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo lungo percorso, ovvero voi, siete ora persone più felici grazie a me? Non credo. Avete sicuramente tanti altri amici youtubers che seguite che sono più gioiosi del sottoscritto. Iniziamo dalla cartella più ricca. Evidentemente ci sarà un motivo. La cartella di Sabrina è la cartella più ricca, che è tutta datata per la maggior parte 2018, e quindi iniziamo da qui. Cosa ha combinato Zio Peo per la Sabri in questo 2018? Un sacco di roba, in realtà. Io ho iniziato a lavorare con Sabrina precisamente un anno e due mesi fa, iniziando proprio da questo disegno di Halloween. È stato questo il fattore scaturante, come si dice, il fattore che ha scaturito poi tante collaborazioni e tante belle cose fino ad arrivare a Cavolini, l'apice della nostra collaborazione insieme. Ma andiamo a vederle tutte insieme, visto che sembra che il primo lavoro fatto in questo 2018 sia stato quello dello zoo. La maglietta da molti di voi adorata e che ho visto tantissimo nelle fiere, quindi molto amata e comprata, ne facevo 1200 al giorno, bling bling, e questo era obiettivamente un bel disegno, dai. È stato da questo che iniziato a studiare davvero tutti i gatti di Sabrina. Tutti i gatti che ormai fanno parte del mio cervello, che tu lo voglia o meno, stanno qui. Buff. Stile prettamente anime, chibi, kawaii, carinissimo, che più avanti si è andato a semplificare cercando altri stili, altre strade. Abbiamo poi quello che si può dire essere l'antenato principale di Cavolini, le 50 sfumature di Sabri, di cui c'è un video dedicato in questo canale, in cui avevamo deciso di fare dei sketch, delle scenette, dei fumettini da pubblicare nel suo Instagram. Ed erano nati questi, appunto. Molto carini, in realtà un po' mi mancano, devo dire. Forse dovrei fare delle cose del genere sul mio Instagram. Dovrei proprio mettermi di cattiveria, con decisione, con solida decisione, e dire da adesso in poi il mio Instagram devono essere solo disegni e fumettini, piuttosto che foto carine e cose così. Perché alla fine io questo sono, no? Un disegnatore, un fumettista, e dovrei indirizzare i miei social media verso queste cose, no? Giusto? Un po' come appunto fa una Frafrog, un Richard, piuttosto che uno stupido Zio Peo. Possiamo vedere che dallo schizzo all'inchiostro al colore, questo è il periodo in cui ero in fissa con gli occhi galattici, chiamiamoli così. Possiamo zoomare sui mitici occhi galattici, guardateli qui. Voi siete testimoni ora dei mitici occhi galattici, pieni di riflessi e di cosette belle e bellissime. Il periodo in cui ero molto vicino a una ragazza e un artista del Medio Oriente che si chiama Sasuki, e che consiglio anche a voi altri di seguire su Instagram, perché fa disegni molto kawaii, proprio bellissimi, sai, quelli magici, accesi, coloratissimi. Io poi mi sono allontanato molto da questo stile, però comunque sia l'ho sperimentato un po', quindi ci sta. Ti avvicini a degli stili e poi ti allontani, però magari tenendoti qualcosa di quello stile, no? Quindi inizia piano piano a entrare in te. Io, sapete benissimo ormai, chi mi segue almeno da un anno, che io ho problemi con me stesso e con il fatto che non mi sembra di avere uno stile solido e affermato, e c'ho problemi. Ok, c'ho problemi. La mitica GIF di Sabri, perché qui che cosa era successo? Io avevo intenzione di entrare nelle GIF di Instagram, e per entrare ne dovevo fare almeno 10, ma non ne volevo fare 10 a cavolo, e quindi ho iniziato a farne queste un bel po' carine, fatte bene, e forse dovrei riprenderle, dovrei fare 5 GIF un po' più fatte a cavolo di corsa, così che entriamo su Instagram e possiamo sfruttare queste GIF, perché non vanno abbandonate le cose come faccio io sempre, perché molto spesso inizio una cosa e poi l'abbandono perché sono scemo. Poi abbiamo, oddio, questa in PSD non mi si aprirà mai, recuperata, abbiamo il mitico disegno della Sabri sull'unicorno. Anche di questo ho visto tantissime magliette, ed eccola qui appesa nella sala dei trofei delle magliette di Zio Peo, insieme ad altre che poi analizzeremo per bene. Questo in particolare è un disegno
che mi ha divertito non poco, devo ammettere, perché qui è quando ho iniziato davvero a sperimentare molto con il colore. Infatti questo colore qui ci ho messo fin troppo a farlo, sapete? Ve ne ho parlato a sufficienza dei miei problemi col colore, ma questo è un bel colore secondo me. Qui di cattiveria mi sono impuntato per fare un gran bel colore, e secondo me in questo 2018 questo potrebbe essere il disegno con il miglior colore che abbia fatto. E andiamo a notare, attenzione, zoomando qui, allerta occhi galattici, qualcuno ha detto occhi galattici? Eccoli qua, 70.000 riflessi all'interno degli occhi, ma sono magici, io adoro questi occhi. Andiamo avanti, la cameretta, questo è un lavoro che abbiamo fatto davvero, no? Sul muro di Sabrina, ma che poi abbiamo digitalizzato appunto per farci delle gran belle felpe. Io stesso ne ho una, ma la versione digitale purtroppo abbiamo dovuto modificare un Pikachu che è diventato una sorta di topo hamster, non so, brutto, una sorta di scoiattolo, un Jigglypuff con un ciuffo emo e un Wigglytuff a sua volta con un ciuffo emo, perché per i fattori di copyright, sapete, pericoloso. Qui abbiamo Cavolini, ma lo guarderemo per ultimo. Qui abbiamo i mitici giochi del Peoca, che sono quelli che ho fatto esclusivamente per farci un bel video, e se non l'avete visto siete dei citrulli, andatelo a vedere perché è bello. E arriviamo qui alla mitica linea I Love Cats. Non vorrei parlare moltissimo per ogni cavolo di disegno, sennò questo video finisce dopodomani, ma comunque sia I Love Cats è quello che ha iniziato a portare lo stile riguardante Sabrina, che inquadrava il merchandising di Sabrina, i lavori intorno a Sabrina, verso una precisa direzione. Quindi qui abbiamo i gatti cicciottoni, che sono un po' dei salcicciottoni con la faccia simpatica, sono nati durante la produzione della linea I Love Cats e che poi hanno caratterizzato ampiamente il libro Cavolini. Quindi già da qua si può intuire che ci stavamo avvicinando a quello stile che poi avrebbe chiuso alla grande il 2018, così come la sintesi dei colori per ogni gatto, che doveva essere piatta, sintetica, facile da riprodurre anche da voi, no? Piuttosto che fare mille sfumature a una Fujiko o a una Creamy, che sono gatti con migliaia di sfumature. Se uno dovesse disegnarli in modo realistico andrebbe un po' fuori di testa, invece qui si cerca la sintesi, no? In modo che siano più di impatto ed efficienti per un disegnatore che deve farli spesso, chiaro? I due gattoni Yin e Yang, di cui io stesso ho una maglietta molto carina. Poi sempre all'interno di questa cartella, datato 2018, abbiamo un bellissimo disegno, se si carica, se vuole caricarsi, dei D&D. Questo, signori, è il primo disegno che testimonia l'unione di questa strana famiglia, composta da Andre, Giulio, me e Sabrina, ormai notevolmente conosciuti come Maze. Lui è Animo, Steppy, Sorry e Papa Vagas. Vagas. Qui c'è la Pio di Giulio e un marshmallow e tante cose dolcissime che ricordano ad Andre di essere diabetico e che non potrebbe mangiarle. Eppure la sta baciando la caramellona. E anche qui molto divertimento con il colore, si vede. Si vede nei capelli, si vede un po' ovunque. Mi ricordo che i livelli e i sottolivelli che componevano la pelle di questo disegno ne erano tipo 6. Poi alla fine ho unito per comodità, ma mi hanno fatto andare abbastanza fuori di testa. E quindi vediamo come in questo 2018 Zio Peo si sia ampiamente concentrato sul colore per migliorarsi su questo benedetto colore. E non a caso è proprio quest'anno che ho supportato direttamente moltissimi Patreon di disegnatori che mi piacciono, proprio per ottenere dei loro file, dei loro consigli, dei loro tutorial, perché erano artisti che, di cui mi piace tantissimo soprattutto il colore. E penso di aver messo questi insegnamenti, vaghi insegnamenti, in pratica molto intensamente, tanto da andare fuori di testa e rischiare spesso crisi nervose in questo 2018. Ma questa è un'altra storia. Sempre qui, fatto nel 2018, ci troviamo un disegno piuttosto particolare fatto per il caro Eren Blaze e Lullaby, Lullabina, che guardate un po', è proprio qui, eccolo là. Non è tagliato, vero? Questo è un altro gran bel lavoro in cui mi sono incentrato su uno stile molto alla Persona 5, molto alla Shingenori o Shingenori, non so come si pronuncia, Shingenori Soejima, o un artbook. Il mio caro amico Giulio Solfrini, meglio conosciuto come Solfi dal Giappone, a maggio mi ha portato questo. Un bellissimo, fantastico artbook di Shingenori Soejima che ho tenuto al mio fianco durante la produzione di questo disegno. Io adoro questo artista e questo artista è proprio uno di quelli che ispira lo stesso Kushinofilia. Per chi non lo dovesse conoscere, l'ho suggerito e strasuggerito nei video di quest'anno, andatelo a vedere su Instagram, Kushinofilia, e io semplicemente adoro questo artista, adoro. E come dicevo, è qui in questo disegno che ho provato un po' a rubare degli elementi del suo stile, così da far prendere al mio stesso stile una direzione un po' più anime realistico.
Non saprei, ma se dovessi decidere per il 2019 quale fare del mio stile un qualcosa di solido, è più o meno questo. Voglio che il mio stile richiami quello di Shingenori Soejima. Voglio che il mio stile richiami quello di Kushino Villia, ma che sia pur sempre mio, che non sia una mera copia. E questo è molto difficile ed è per questo che ci sto litigando moltissimo con questa faccenda. Cioè, detto da me e detto da tanti altri video a riguardo, è stato un anno difficile per il mio stile, per me come disegnatore. Proprio difficile. Sto male. Cioè, sto fisicamente male nel non trovare uno stile che mi soddisfi al 100%. E che un giorno si possa dire, quello è Peo. Ok? È quello che cerco io. E per questo 2019, quindi, mi impegnerò ancora di più per disegnare di più e soprattutto più diretto a quello stile che cerco. Concludiamo la fase Remblaze con il suo mitico banner, che voleva appunto festeggiare i 600k o 500k, I can't remember. Vediamo anche qui, nell'occhio del gigante, un po' di occhi galattici. Qualcuno ha detto occhi galattici? Tra l'altro avevo aperto il file sbagliato e questo ci mette una vita a caricarlo. Ok, vediamo qui scritto con la bomboletta Remblaze, ma c'è un video a riguardo se lo volete andare a vedere nel dettaglio. Qui abbiamo aggiunto tanti bei personaggi amati da Eren e da me anche, perché qui c'è il cacciatore di Bloodborne e il chierico Belba. Faccio fatica a parlare oggi per qualche strano motivo. Andiamo avanti. Qui abbiamo la cartella delle commissioni, che in realtà è divisa in diversi computer, perché spesso le commissioni le facevo. Ho lavorato in quest'anno in 3 diversi computer, ok? E quindi a tempi morti, appena potevo, lavoravo sulle commissioni, che per chi non lo sapesse sono queste fasi intermedie in cui io ho dei tempi più o meno vuoti, neanche troppo, e in cui dico su Instagram sono aperte le commissioni e appunto molti di voi mi commissionano dei lavori. Quindi abbiamo un esempio di un ragazzo che voleva se stesso in stile Adventure Time con Finn l'avventuriero e il cane. Qui abbiamo un altro disegno che vuole essere un regalo di famiglia per una mamma speciale, e quindi se mai anche voi siete interessati state attenti a Instagram. Sono quei lavori che aiutano un po' a arrotondare, per capirci, per riempire quei tempi vuoti che si spera non ci siano mai, ma se ci sono ci si butta dentro l'altro lavoro, perché tanto chi se ne frega dello svago personale. Chi se ne frega di avere una vita sociale attiva. Qui abbiamo 2018 caratterizzato pesantemente dai super tuber, che sono stati un po' quella serie che mi ha dato un po' più di costanza, una solidità all'interno di questa piattaforma detta YouTube, e che a sua volta, se andiamo a vedere tutti piano piano, si vede un'evoluzione nello stile, con quello studio del colore, delle forme che vi ho detto. Anche se per questa cosa qua, per il super tuber, si era deciso vagamente di tenere uno stile piuttosto americano, realistico, ma che a volte era influenzato anche da altri voleri, e ci sta, perché alla fine questo è il mio canale, è la mia cameretta creativa e io faccio quello che voglio, perché non è che c'è un cliente che mi dice voglio X in questo stile X e se non me lo fai non te pago, no? Qui è più una cosa personale, quindi capirete anche voi che se voglio sperimentare con altri stili, anche se ho detto che lo facciamo in stile americano, ma sti cavoli, giusto? Eppure nei commenti c'è qualcuno che si lamenta sempre. Sabrina, Stepney, anche qui ha un colore gestito da un unico livello di luci e ombre, un po' per velocizzare perché ancora non ero tanto maniaco. Eren Blaze, Lullaby's Diary, e qui già iniziavo a spippettare piuttosto parecchio con il colore. Tearless Raptor, e qui eravamo in fase Sasuke e si vede dai peli e dalla barba con migliaia di riflessi. Andate a vedere Sasuke e capirete la connessione tra questo disegno e quello che guardavo in quel periodo. Frafrog, anche qui siamo ancora in una fase abbastanza Sasuke. Frafrog, fin troppo carina, è stata una delle prime youtuber che prese di mira in questo supertuber, è venuta comunque a lasciare un commento e ho incontrato anche recentemente al Torino Comics. C'è stato un saluto, lei mi ha riconosciuto, e poi c'è stato del silenzio awkward, che ci sta, però ci sta, silenzio imbarazzante che non sai come rompere perché che noia. Qui già eravamo invece in fase di colore Kawachi su Instagram, Kawanochi, vi straconsiglio di seguire anche lui. Qui non so che cavolo stavo pensando quando coloravo il disegno degli Ainub, ma sono stati quelli che addirittura mi hanno condiviso nella loro community di YouTube, quindi sempre grato a loro, perché questo è stato il mio primo video che è andato in tendenza ed è sicuramente grazie a loro, non grazie a me stesso. Sasha, uno dei più belli di più amati da voi, invece mi ricordo benissimo i commenti extra positivi per questo disegno, il ninja dei gatti abbastanza epocale, in effetti mi piace sempre riguardarlo, nasce in me vaga soddisfazione in questo. The Long Gamer, anche di questo mi piace moltissimo lo stile, molto anime, tende sempre molto al kawachi che tanto cercavo, che tanto volevo come colore, questo genera in me soddisfazione devo dire, quindi sì, tra i miei preferiti. Loki, che si è spammato tantissimo pur di vincere un supertuber. I D&D, che anche loro, oltre a avermi
mi demonetizzato il video, perché guardate, si sono straspammati attraverso addirittura l'account Instagram di Sabrina, quindi potevano vincere, sì, ovvio. Sabaku, una mia scelta personale, perché volevo fare qualcuno che io seguo molto e che apprezzo moltissimo, che proprio in questo periodo sta intraprendendo e ha già intrapreso un nuovo percorso per il suo canale. Il suo canale è sempre stato estremamente maturo, ma ancora di più ora che grazie al suo Patreon è riuscito e sta riuscendo a portare contenuti molto più informativi, quasi giornalistici, molto molto interessanti e molto molto maturi. Quindi consiglio, straconsiglio Sabaku anche a voi nuove leve che state guardando YouTube, piuttosto di andare a vagare tra video trash qua e là, di guardare qualcosa di interessante e maturo come Sabaku. Il mitico Ratorix, che si è dimostrato anche lui essere una persona umilissima, che ha condiviso nella community di YouTube questo disegno e che è uno dei più divertenti da fare, perché io ci sguazzo nei meme, sguazzo nei video dei meme, sguazzo in quel tipo di trash, e quindi quando avete scelto evocatori di meme gli ho detto e vai, ed è uscito questo Yotobi, un altro personaggio che apprezzo moltissimo di YouTube, i cui poteri derivano da Eraserhead, che è di My Hero Academia. Richard HTT, che anche lui ho incontrato a Torino Comics, e anche lui è stato vittima di quel silenzio imbarazzante che si è andato a creare dopo il saluto. Che vergogna! I Two Players One Console, che nonostante le views che macinano, canale gigante che spacca i culi su YouTube, perché sta spaccando letteralmente i culi su YouTube, si sono dimostrati anche loro umilissimi, hanno salutato nei commenti, hanno condiviso, e così ai miei occhi si dimostrano delle persone molto aperte, dei creator molto aperte, piuttosto che appunto quelli chiusi che se ne fregano. E infine il nostro caro CEO Scottex, che vedete qui lo stile è sempre più diverso, qui siamo arrivati a uno stile molto pokemonoso, ma perché era il mio obiettivo, era quello, è quello stile che io ho mantenuto quando facevo ad esempio i lavori per Federic 95 Ita, avete presente? Quando facevo i lavori per lui era stile Pokémon proprio, no? Tanto per farvelo capire ve ne faccio vedere un paio. Questa era con The Lars, questa era quella con l'uscita di Pokémon Sole e Luna, quindi con un Raichu Alola Magnifique, e questo è stato uno dei primi, Violetta Merda, con Tuberanza. Questo in realtà è un disegno del 2017 che non ho mai fatto vedere, perché appunto doveva essere pubblicato in una copertina di un libro della Mondadori che si chiama L'ultimo allenatore di Pokémon. L'aveva fatto vedere ai tempi Stepney in un suo video, e già che c'ero dico ve lo faccio vedere, guardatelo, l'avete visto? Bene, ciao. In questa cartella warm up ci sono quei disegni che facevo a tempo perso per scaldarmi un po' prima di passare al lavoro serio, e durante questi disegni esageravo, tra virgolette, esageravo nello stile, che cercavo di farmi ispirare degli autori che già vi ho nominato, mettendo in pratica cose nel modo più spedito possibile. Questi li avrete visti su Instagram sicuramente, questo pure qui ho esagerato semplicemente con i riflessi e utilizzando palette di colori piuttosto strane, questo pure mi piace ma non mi reca ampia soddisfazione, esperimento, si prova e si cancella e si riprova, questo già genera in me tanta soddisfazione in realtà, perché qui sento proprio che è stato quel momento in cui mi sono avvicinato a quello stile di colore che volevo e che cercavo. Parliamo di un colore le cui ombre fredde e luci riflesse mi tendano sempre a rosa, ed è da lì che nasce il mio stile abbastanza rosa, non solo perché lavoro con Sabrina che è super rosa, e alla fine è più o meno quello che sto cercando, che vorrei mantenere, con un buon lavoro di luci, vagamente, e con un lavoro anche simpatico di design dell'abbigliamento. Così come questo qua, che a sua volta, come potete vedere, le ombre sono molto fredde e tendenti a rosa in alcuni punti e all'azzurro in altri. Cioè io adoro questo mi piace proprio, qui si vede proprio l'influenza di Kuchinov. Poi abbiamo tantissimo di lavoro Mates, quello che è sempre un po' dietro le quinte, quello che magari non si sa che l'ha fatto Zio Peo. Qui semplicemente abbiamo un lavoro di rifacimento, di restauro delle scritte, dello stile delle scritte dei rispettivi banner. Qui abbiamo le origini di Jaden, signori, forse dovrei fare un video a riguardo, poi ditemi voi se siete interessati o meno, ma Jaden nasce da uno studio piuttosto approfondito in realtà, di diverse opzioni come potete vedere. Fa parte di un lavoro preciso di character design che appunto è sfociato alla fine in Jaden, ma di prove diverse ne sono state fatte come potete vedere, e da lì sono state fatte anche le mitiche stories che trovate ancora nel profilo principale di Jaden su Instagram. Disegni molto semplici e cartoneschi con le mie tipiche ombre molto rosa, anche miste a foto, cosa che mi piace molto, infatti sono un grande fan del fantastico mondo di Gumball. Vedete qui disegno insieme a foto, disegno insieme a gatti, che qui già si notano influenze da parte dello stile di Sabrina, perché i gatti già li facevo in quel modo simpatico e buffo,
Jaden con gli squali, Jaden con Stepney che mangiano pizza, Jaden con Surrey che fa shopping da Gucci e che fanno fatica ad uscire da quanto hanno comprato, Jaden con Sasha che spacca i piatti giocando a baseball in modo strafico, sempre un misto foto, vedete anche qua, misto foto con Papa Vegas che stanno giocando al parco, in concerto col mitico Marshmallow, e questo è quanto. Qui abbiamo delle emoji che suppongo ormai Stepney stia utilizzando nelle sue live, l'hamburger Wilson, la S, l'88, è un headshot magnifico. Questa è una cavolata, la mitica pagina di giornale utilizzata nel primo video di Jaden. Secondo voi chi la poteva aver fatta una cosetta così? Io mi occupo anche di questo, di quelle cosette nascoste qua e là, ok? Il diario dei mates, che ho anche qui, lo prendo, sì, ok. Eccolo qui, il mitico diario dei mates che, di cui mi sono occupato io, con la cui grafica sono stati stampati anche classer, quaderni, cose, super ricco di dettagli, super bellissimo, e che io Toby ha anche ironicamente insultato nel suo primo video del Late Show, ma magari non lo sapeva nemmeno che l'avessi fatto io. E sempre nel video del Late Show poi ha, sempre ironicamente, scherzato sul fatto che i youtuber che contano di meno finiscono qui, nel diario della comics, e in cui sono io. Ci sono anche qui, ok? Però almeno io posso dire di essere in due diari. In questo lo sono con lo spirito, ok? Con la mano, perché l'ho disegnato io. E in questo lo sono proprio come personaggio, perché ci sono proprio due tavole fatte da me con il mio nome sotto, quindi non è un lavoro dietro le quinte come quelli per i mates. Cioè, qui abbiamo il Drome Life di Sasha, che è stato un lavorone, signore. Un video. Guardate, questa è una prova, è un test di questo canale. Ma che non ho mai. Ma guardate, ma che bellezza! Dai, anche questo è stato un gran bel lavoro. E queste in particolare, appunto, sono le tavole fatte per il diario della comics, questo qua, dove finiscono quelli che non contano niente, secondo YouTube, ovvero io. In cui abbiamo questa tavola, molto carina, molto anime cibi kawaii. Qui abbiamo una bozza di quella che sarà, che poi è la seconda tavola, ovvero codesta, che si sta caricando. Uop, eccola lì. Anche con il mio logo, così, pam, d'impatto, magari mi iniziano a seguire persone nuove, chi lo sa. Abbiamo lavorato ad un'animazione quest'anno, che è l'intro di Shikoku Jin, che magari molti di voi avranno visto su Instagram, spero, che vede un sushi all'attacco praticamente, vediamolo. Bam! Questo è quanto, e più o meno questo penso che sia quanto per questo anno. Ho fatto anche altre cose che purtroppo non possono ancora essere dichiarate ufficialmente, ma che presto usciranno alla luce del sole. Ma vi posso dare una piccola chicca con quest'ultima immagine. Appena la vedrete, magari qualcuno di voi capirà con chi sto lavorando, perché presto diventerà ufficiale. Cioè, in realtà già lo è, per questo che lo sto anticipando. Ed è questa immagine qui. È un logo di un'azienda piuttosto conosciuta, o sbaglio? E un'azienda piuttosto affermata in un particolare campo, ma non riesco a capire di chi si tratti in alcun modo, per la quale stiamo facendo un vero e proprio lavoro di design fico, ma ancora non posso dire di chi stiamo parlando, ok? Non lo posso dire, ok? Signori, lo so, è stato un video piuttosto lungo, vi ringrazio chi di voi ha avuto la pazienza di rimanere abbastanza a lungo per vedere tutto quello che è stato fatto, ma la cosa più magica è che ci aspettiamo di fare ancora di più nel 2019. In questo 2019 davvero vorrei prenderlo per le palle, mi piacerebbe molto. Da lì si aprono diverse opzioni da seguire qui su YouTube, ma allacciando YouTube ad altre piattaforme come Patreon, che sì, vorrei davvero aprire per poter essere direttamente utile a chi vuole veramente imparare a disegnare con quel poco di esperienza e di studio che ho fatto io, che posso già iniziare a trasmettere. Voglio soprattutto per quest'anno lavorare di più, perché per ora siamo ancora in una fase di sopravvivenza, di pagare affitto, bollette e figlio, cane e spese, quindi non è che ci avanzi molto per, sai come, vivere e gioire, e quindi si punta a crescere e a lavorare di più e soprattutto a fare cose, e con questo chiudo, come questa, perché questo è un lavorone, signori. Che voi siate fan o meno di Sabrina, che voi abbiate 25 anni o 15 o 12, chi lo sa, si può obiettivamente dire che questo è un buon lavoro, bello studiato, è un lavoro grande e complesso, fatto di tantissimi disegni, e se ho la possibilità di fare lavori così anche in questo 2019 mi riterrò estremamente fortunato a
appagato finché un giorno potrò finalmente fare qualcosa di unicamente mio. Ovvero uno shonen tristissimo che finirà malissimo e che farà piangere tutti. O uno slice of life. Lo slice of life potrebbe essere il mio genere preferito in realtà. Quindi ancora grazie per questo anno, perché mi scordo sempre purtroppo, e per questo chiedo scusa, che molto gran parte di tutto questo, gran parte di tutto quello a cui sto lavorando è grazie a voi. Grazie a voi che ci siete, che mi supportate, che l'anno scorso in questo stesso momento eravamo in circa 40.000 e oggi siamo 120 passamila. Io sono contento di avere una crescita lenta, costante, perché questo genera legame, genera affezione e non viralità temporanea. Poi chi cacchio era quello, non lo so. Quindi grazie ancora, vi adoro. Questo era Electric. Ciao bambino. Konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa.